All'indomani della vittoria di Sarri nella finale di Europa League non posso che andare a parlare dello stradominio del calcio inglese a livello internazionale. Il modello inglese infatti negli ultimi anni si è assolutamente imposto, soprattutto in Europa. Forse soltanto la Liga spagnola riesce in qualche modo a tenere il passo, ma sicuramente non c'è trippa per gatti per la Bundesliga, per la Serie A e soprattutto per quell'obbrobrio che è la massima serie francese. E tra l'altro la doppia finale completamente inglese di Europa League e di Champions League è soltanto l'ultimo dei traguardi raggiunti appunto dal calcio d'oltremanica. In realtà il modello inglese spicca per tutti quanti gli aspetti possibili, attenzione per i vivai, organizzazione dei club, livello delle strutture societarie, gli stadi che sono assolutamente all'avanguardia, diritti TV che vanno a premiare tantissimo anche i club di metà classifica, andando a renderli assolutamente competitivi a livello poi europeo. Quindi veramente il calcio inglese oggi è un modello con cui dobbiamo effettivamente fare i conti. E visto che il calcio inglese diventa sempre più importante e tante più persone cominciano ad avere questo interesse per la Premier League, nel video di oggi ti vado a spiegare come funziona la vendita dei biglietti in Premier League e come fare per accaparrarti appunto biglietti della massima serie inglese. Sei proprio tremendo, tremendo, sei tremendo, tremendo, tremendo. Un amabile paraculo tremendo, sei tremendo. L'idea per il video di oggi mi è venuta qualche settimana fa in quel di Londra. Se hai già visto il vlog che ho registrato in occasione dell'ultima partita stagionale del Crystal Palace, la squadra per cui tifo sin da quando ero ragazzino, sicuramente ti ricorderai che avevo già preannunciato questo video. Se non hai ancora visto il vlog di quella partita lì, ti consiglio invece di andare qua, ti metto il link qua sopra, e andare a vedere appunto il vlog dedicato al Crystal Palace. Se vuoi accaparrarti i biglietti della Premier League, devi prima capire come funziona il mercato della vendita dei biglietti in Inghilterra. Immagina il tutto come una piramide. In cima alla piramide ci sono i cosiddetti season ticket holder, ovvero gli abbonati. Come nella piramide alimentare, quelli che stanno in cima si pappano tutto quanto, nel senso che gli abbonati di fatto sono quelli che poi vanno ad accaparrarsi la maggior parte dei biglietti di qualsiasi match, di qualsiasi club, in qualsiasi situazione. Quello che rimane invenduto, quello quindi che non si prendono gli abbonati, viene poi smistato ai cosiddetti membri, ovvero i possessori della membership. I membri sono persone che praticamente sostengono finanziariamente il club anche senza essere abbonati. La membership funziona come una raccolta punti fondamentalmente, ci sono i punti fedeltà che si possono accumulare comprando merchandise del club, comprando biglietti e via dicendo, e chiaramente chi ha più punti ha maggiori possibilità di andare a prendere i biglietti rimasti ancora invenduti. Alla base della piramide, quindi il gradino più basso, è dato dal general sale, la vendita normale, aperta a chiunque, dei biglietti ancora rimasti invenduti. Qual è il problema? Che in Premier League solitamente non ci sono biglietti disponibili per il general sale. E questo proprio perché la maggior parte dei biglietti viene presa dagli abbonati e quello che rimane in genere viene preso dai membri del club, dai possessori della membership. Quindi è molto difficile andarsi ad accaparrare biglietti in general sale perché in genere non ce ne sono più, soprattutto per i grandi club e per quei club che magari hanno lo stadio che fa sempre il tutto esaurito, il che è una situazione molto comune in Premier League, visto che comunque in Inghilterra il calcio è quasi una fede, è una religione, quindi aspettati sempre di avere lo stadio tutto esaurito. Partendo dal presupposto che con ogni probabilità non ti trovi in Inghilterra, quindi sei probabilmente un cittadino italiano che vuole andare in Inghilterra per andarsi a vedere un match di Premier League, in questo video ti andrò ad elencare le 7 opzioni per gente come te o come me che appunto non si trova in Inghilterra e quindi non ha la possibilità di muoversi in loco, ma che sta pianificando un viaggio in Inghilterra nella remota speranza poi di andare a vedere un match di Premier League nella perfida Albione. Ci sono 7 opzioni che ti andrò a listare in questo video. Prima però di passare alle 7 possibili opzioni, vorrei citarne 2 aggiuntive che si possono scartare a priori, date appunto le premesse.
Come ho detto, la vita facile ce l'hanno gli abbonati, ma sicuramente non è un'opzione fattibile quella di andare a comprare un abbonamento di Premier League, di un club di Premier League. Non ha assolutamente senso se non ti trovi in Inghilterra perché vai a spendere una cifra elevata senza di fatto poi avere la possibilità di andare allo stadio, almeno per il 95% dei match stagionali. Quindi questa è un'opzione che secondo me si può scartare subito. Un'altra opzione che si può scartare immediatamente è data invece dai siti che fanno parte del cosiddetto mercato secondario. Ci sono siti tipo Tweakers o tipo Viagogo che vengono utilizzati dai fan, dai tifosi della squadra per rivendere i loro biglietti quando, per esempio, non possono andare allo stadio. Qual è il problema? Che questo sistema, che è assolutamente legale, quindi non sto parlando di bagarini o robe del genere, sto parlando semplicemente di passaggio di ticket da tifoso a tifoso, questo sistema qui purtroppo non funziona per il tuo caso, non fa al caso tuo, perché comunque si presuppone sempre che lo scambio avvenga tra tifosi che comunque sono membri del club o comunque sono in possesso dell'abbonamento stagionale. Ma quali sono allora le possibili soluzioni? La primissima che consiglio a tutti è quella di farsi la membership del club. È un'opzione assolutamente fattibile, economicamente sostenibile. Il prezzo varia da club a club in base al blasone, ma solitamente ci sono sempre membership light o comunque le cosiddette international membership che sono pensate appositamente per i tifosi stranieri che risiedono all'estero, che quindi non hanno la possibilità di vedere molti match del proprio club, con un prezzo che varia tra una ventina di sterline e una quarantina di sterline, come ho detto, in base al club, ha le possibilità di prendere la membership e quindi avere poi la possibilità di fare punti e magari riuscire anche a comprare biglietti per lo stadio. Chiaramente, se ti fai la membership, dovrai puntare all'inizio match meno invitanti, non puoi subito pensare di andare a prendere i biglietti di un big match perché comunque anche con la membership sarà molto dura riuscirci, considerando che all'inizio avrai 0 punti fedeltà anche se ti fai la membership. Opzione 2. L'opzione 2 è dedicata a quelli che non badano a spese, che hanno un buon budget da spendere, non si fanno assolutamente problemi. La maggior parte dei club di Premier League, credo in realtà tutti, ma non ho verificato, offrono la cosiddetta hospitality. L'hospitality permette di andare a vivere un'esperienza top, con accesso alla lounge, al ristorante della società, cose di questo tipo qua. Ma in genere appunto è un biglietto costoso, è molto più costoso rispetto alla vendita normale dei biglietti. Se non badi a spese, posso comunque raccomandarti questa opzione perché è molto più facile riuscire ad accaparrarsi i biglietti sfruttando la hospitality e poi appunto vai a vivere un'esperienza unica nel suo genere perché ti godi effettivamente il club, l'esperienza di primissimo livello. Una terza possibilità è data da quelli che io chiamo i canali informali e quando parlo di canali informali in realtà c'è un'ampia gamma di possibilità a disposizione. I canali informali sono per esempio il forum dei tifosi, no? Le bacheche, i muri dei tifosi, oppure i gruppi Facebook dei tifosi o i social media. Ci sono veramente tante opzioni, chiaramente tocca anche a te essere un pochino ingegnoso nel pensare come puoi provare a intercettare i tifosi della squadra che segui. Qual è l'obiettivo? L'obiettivo è andare lì e chiedere se effettivamente ci sono biglietti disponibili per il match che hai intenzione di andare a vedere. Potrebbe essere che qualcuno mosso a pietà o comunque perché non riesce a vedere quel match ma ha magari il biglietto già acquistato, potrebbe decidere anziché ripiazzare il suo biglietto su piattaforme tipo Tweakers o Viagogo di cui ho già parlato, potrebbe decidere invece di incontrarti e cedere il suo biglietto. A volte gratis, a volte chiaramente a pagamento, questo dipende dalla bontà di cuore dell'inglese che hai intercettato. Però è una possibilità e quindi ti consiglio veramente di non scartarla. La quarta possibilità comincia già a essere un pochino rischiosa, ma te la consiglio lo stesso. Puoi
Puoi provare ad andare al box office a partita già iniziata. Chiaramente il rischio è che magari non trovi biglietti e quindi poi rimani come un pirla fuori dallo stadio senza vedere la partita, sentendo soltanto i tifosi della tua squadra cantare i vari cori, ma di fatto senza goderti lo spettacolo. Però è una strategia che in alcuni casi potrebbe pagare, soprattutto per alcuni big club. Questo perché molto spesso i club più blasonati, quelli più grandi, in genere hanno sempre una serie di biglietti che riservano alle aziende, sono i corporate tickets, e questi biglietti a volte non sono piazzati, o comunque magari pensavano di piazzarli, ma poi di fatto sono spazi che rimangono vuoti all'interno dello stadio. Quindi puoi provare a partita iniziata ad andare al box office e per esempio chiedere se ci sono ancora seggiolini vuoti perché appunto per esempio quelli dei biglietti aziendali non sono rimasti invenduti. Il prossimo metodo devo ammettere di non averlo mai sperimentato, quindi non sono sicuro della sua validità, però ritengo che a rigor di logica sia possibile muoversi anche in questa direzione. Se vivi in Inghilterra e ne sai a palate, sto magari dicendo qualcosa di sbagliato, sto suggerendo qualcosa che non è fattibile. Fammelo sapere nei commenti, sentiti libero di correggermi, ma ci tengo lo stesso a condividere questa dritta perché penso che sia effettivamente fattibile. Cosa ti voglio suggerire? Ti voglio suggerire di provare a prendere i biglietti della squadra avversaria, quindi di andare nella sezione riservata alla squadra ospite. Infatti, per ogni partita di calcio, una parte dei biglietti viene sempre riservata alla tifoseria avversaria. Mettiamo caso per la Premier League che non lo so, siano 3.000 biglietti per la partita che avevi in mente di andare a vedere. Quello che puoi fare è contattare anticipatamente il club avversario, il club ospite, per vedere se c'è una disponibilità di biglietti, perché ipotizziamo appunto che ci siano 3.000 biglietti riservati alla squadra avversaria e di questi soltanto 2.008 sono stati piazzati, vuol dire che ci sono 200 biglietti ancora invenduti. E la società ospite non ha alcun motivo di negarti la vendita di quel biglietto lì perché vuol dire riempire un posto in più. Quindi puoi valutare questa possibilità, chiaramente non dire che sei un tifoso della squadra di casa, e il problema poi è anche quello che chiaramente non puoi andare tutto bello e vestito con i colori sociali della squadra di casa, è anche il motivo per cui non ho mai provato una cosa del genere, ma penso che a rigor di logica possa funzionare, quindi se non ti fai problemi di alcun tipo prova anche a valutare questa possibilità qui. Altrimenti, e veniamo praticamente all'ultimissima opzione, in realtà non è proprio l'ultimissima, di ricorrere al bagarino. Anche in Inghilterra esistono i bagarini, questa piaga sociale, che però in realtà devo ammettere che in Inghilterra non sono neanche particolarmente fastidiosi e tendono anche a non fare particolari rincari sui biglietti che provano a piazzare. Chiaramente ci sono sempre i rischi del caso, stiamo parlando comunque di un mercato che è un mercato nero, stiamo parlando di biglietti di cui non puoi essere certo al 100% dell'originalità e della validità, quindi c'è sempre un rischio che devi andare in qualche modo a coprire. E soprattutto c'è anche la possibilità che nel caso di controlli più serrati allo stadio, se ti dovessero chiedere all'ingresso un documento di identità e andare a verificare il nome sul biglietto, visto che i biglietti sono nominativi, e il nome sul tuo documento di identità, in quel caso vieni sgamato e il biglietto viene annullato anche se fosse valido, il che vuol dire che vai a spendere i soldi per pagare un bagarino e magari non entri neanche allo stadio. Quindi a tuo rischio e pericolo, però chiaramente c'è sempre l'opzione del bagarinaggio. Vengo così all'ultimissimo metodo, che in realtà è un metodo un pochino così. In realtà avevo promesso di andare a vedere un match di Premier League, queste erano le premesse del video, ma il settimo e ultimo consiglio che ti posso dare è di mettere da parte la Premier League e andare invece a vederti un match di Coppa. Perché per quanto riguarda la FA Cup, cioè la Coppa Nazionale principale, e la Carabao Cup, che è una seconda Coppa Nazionale un po' meno prestigiosa rispetto alla FA Cup, la vendita, soprattutto nei primissimi turni della Coppa, è sempre una vendita che va direttamente al general sale. Quindi lì hai la possibilità di presentarti al box office ed effettivamente andare a prendere il tuo biglietto senza particolari problemi, senza la concorrenza degli abbonati, senza la concorrenza di chi ha la membership, puoi andare lì e provare a vedere
un match di coppa, sempre calcio inglese, però chiaramente non sarà un match di Premier League. Questo è il modo probabilmente più realistico di andare a vedere la tua squadra di calcio in Inghilterra. Cassa l'opzione Premier League eccessivamente competitiva e opta invece per le coppe. Questo è il settimo e ultimo consiglio che mi sento di darti. Questo è tutto quello che so per quanto riguarda la vendita dei biglietti in Inghilterra. Dovrebbe essere tutto quanto corretto. Se ho commesso delle imprecisioni e ne sei al corrente, ti invito a lasciare un commento. Correggimi pure, mi scuso di eventuali imprecisioni, anche se penso di aver dato soltanto consigli fattibili. E corretti soprattutto. Se invece sei andato in Inghilterra e sei riuscito a vedere un match di Premier League o di Coppa grazie ai consigli che ho dato appunto in questo video e quindi la guida si è tornata in qualche modo utile, fammi sapere che partita hai visto. È il minimo per ringraziarmi di aver pubblicato questo video su YouTube, anche perché ho notato che nessuno ha mai trattato questo argomento in maniera abbastanza esauriente, quindi penso di aver fatto una guida a suo modo unica, quindi spero che effettivamente possa tornarti utile. Detto ciò, per oggi è tutto. Buon calcio.